Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Parto citando il mio collega e socio Paolo Pinsuti che ha iniziato così la sua diretta dell'altro giorno e vi do il benvenuto a questa diretta sulla pagina Facebook di Bike Italia dal titolo La posizione in bici. Ho appena finito di pranzare, per cui mi scuserete se mi presento con un po' di birra, però ci sta. E spero che abbiate pranzato e andiamo quindi a parlare della giusta posizione in bicicletta. Comunque andiamo a parlare della posizione in generale, però voglio dare un focus diverso, nel senso sul posizionamento in bici ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo già detto praticamente quasi tutto, anche se in realtà dire tutto è praticamente impossibile. Però voglio andarmi a concentrare su una specifica fascia di popolazione, o comunque una specifica fascia di ciclisti, che sono i ciclisti che hanno appena iniziato ad andare in bici. Come sapete, il 2020 è stato l'anno del boom della bicicletta per vari motivi, per il distanziamento sociale, per la voglia di uscire dopo i mesi di lockdown obbligati, per gli incentivi alla mobilità e quindi il bonus bici. Ci sono un sacco di persone che hanno iniziato ad andare in bici e questo fa sì che ovviamente abbiano bisogno di un corretto posizionamento. Questo perché? Perché è ovviamente importante iniziare col passo giusto, col piede giusto, e il piede giusto è andare a impostare la bicicletta nel modo migliore. A me piace dire, io mi occupo di visite biomeccaniche dal 2015, qui dentro, ve lo faccio vedere, nel nostro studio di Monza, dove eseguiamo quotidianamente visite biomeccaniche, io e la mia collega Chiara Ponti, che è fisioterapista, mentre io sono laureato in scienze motorie, e ultimamente ho visto tantissima gente che ha iniziato ad andare in bicicletta oggi, cioè non andava in bicicletta prima del 2020. A me piace dire che quando si lavora con una persona che in bicicletta non c'è mai andata, bisognerebbe utilizzare lo stesso approccio che ha un medico quando fa il giuramento di Ippocrate, che è primo non nuocere. Quando abbiamo a che fare con una persona neofita, noi abbiamo a che fare con una persona che ha un fisico non strutturato per la pratica del ciclismo. Cioè, è un fisico i cui muscoli, le articolazioni, i tendini non sono abituati a mantenere quella certa posizione, a mantenere quello sforzo. Noi siamo convinti spesso che quando iniziamo a pedalare, ma anche quando io ho iniziato a correre, ci manca il fiato. Il problema è che così noi cadiamo nell'errore di considerarci, come dicono gli inglesi, legs with lungs, cioè dei polmoni con le gambe. In realtà noi non siamo dei polmoni con le gambe, noi siamo degli esseri umani che per andare in bici devono eseguire un movimento, che è il gesto della pedalata. E pedalando hanno bisogno di un minimo di forza muscolare, che è la forza resistente, che solitamente è intorno al 30% della forza massimale muscolare, che devono mantenere per tanto tempo. Quindi noi ci troviamo di fronte a una persona, noi biomeccanici o noi stessi, ci troviamo di fronte a una persona che non ha il corpo strutturato per andare in bici. Quindi questa è la prima considerazione. Noi non possiamo trattare un ciclista neofita, una persona che, per esempio, a me capita spesso, cinquantenne che va in bici perché ha avuto l'infarto, o 35enne, quarantenne che va in bici perché si è rotto il crociato giocando a calcetto con gli amici. Noi non possiamo trattare questa persona come tratteremmo un professionista o come tratteremmo un gran fondista che ha alle spalle 20 anni di gran fondo. Questo è il primo punto. Quindi noi dobbiamo pensare di avere a che fare con un ciclista che ha un corpo che non è strutturato per quella posizione. Per cui dobbiamo cercare in tutti i modi di andare in direzione della salvaguardia, cioè
Dobbiamo fare in modo che il gesto motorio che andrà a eseguire sovraccaricherà il minimo possibile le articolazioni. Per farlo usiamo vari approcci. Il primo approccio fondamentale è quello di andare a conoscere il corpo di chi stiamo per andare a mettere in sella. Conoscere il corpo cosa significa? Da un lato conoscere la sua storia clinica, quindi se ha avuto degli infortuni, se ha delle ernie, ha delle protusioni, ha problemi muscolari, tutto quello che può avere un riflesso sulla pratica del ciclismo. Dopodiché andare a eseguire dei test, delle valutazioni e capirne la generale flessibilità. Questo perché? Perché già ci troviamo di fronte a una persona che non ha esperienza, che non ha un corpo strutturato. Se poi questa persona ha anche una flessibilità molto ridotta, il rischio è di mettere in una posizione estremamente aggressiva. Quello che capita a noi durante le visite biomeccaniche è di correggere effettivamente la posizione in sella di ciclisti neofiti che sono stati messi in sella con un software o da un ex professionista come fossero professionisti. Dislivelli sella manubrio allucinanti, manubrio tutto basso, sella tutta alta, sella tutta indietro, stem lunghissimi, tutte soluzioni che possono essere utili se dobbiamo andare a fare un carico aerodinamico, cioè una posizione aerodinamica, ma che per un ciclista neofita sono deleterie. Per cui per prima cosa dobbiamo andare a analizzare quello che è il ciclista in sé, quindi come si muove, quali sono le sue capacità motorie di flessibilità, di allungamento muscolare, la sua storia clinica e da lì capire quanto possiamo spingerci là con le regolazioni. La seconda cosa che facciamo, importantissima, è la corretta regolazione delle tacchette. Prima ancora di guardare l'altezza di sella, prima ancora di tantissime altre cose, andiamo a regolare bene le tacchette. Perché? Perché il piede è il punto fisso di tutta la catena del ciclista, nel senso che il gesto della pedalata è un gesto a catena cinetica chiusa, cioè l'estremità distale, che è il piede, è sempre vincolata al vincolo, che è il pedale. Il problema però è che questo vincolo si muove secondo una traiettoria che è il cerchio, che è proprio la circonferenza della pedalata. Quindi tutto quello che succede al piede viene di rimando, deve essere assorbito dalle articolazioni sovrasegmentarie, cioè dalle ginocchia, dall'anca, dal collo, dalle mani, eccetera. Per cui partire con una corretta regolazione delle tacchette è fondamentale. Per regolare le tacchette, innanzitutto dobbiamo andare a, vediamo, partiamo proprio con un ciclista neofita e ci dice che anche deve scegliere le tacchette. A me sono capitati dei ciclisti neofiti ai quali sono state montate le nere, le look nere, cosa che assolutamente sconsiglio perché le look nere, così come le Shimano rosse, che sono delle tacchette fisse, obbligano il piede in una posizione determinata. Se però quella posizione non è gradita, cosa farà il corpo del ciclista? Adatterà sopra. Avremo il ginocchio che si muove, le anche che si aprono, il bacino che bascula. Quindi la prima soluzione è quella di usare, come dicevano i latini, la virtù sta nel mezzo, le tacchette che non siano estremamente mobili e non siano fisse. Quindi quello che consigliamo noi a un neofita è se usa di strada le look grigie, se usa su strada le Shimano, le Shimano gialle, in modo da avere un buon movimento, non eccessivo e soprattutto evitare le tacchette fisse, anche perché è stato visto che le tacchette fisse così performanti non sono. Una volta scelte le tacchette, andiamo a posizionarle. Per posizionarle andremo a valutare, ora ve lo faccio vedere sulla mano, ma facciamo che sia il piede, la prima testa metatarsale, la quinta testa metatarsale, le riportiamo sulla scarpa, andiamo a posizionare la tacchetta in modo che il
il perno del pedale cada fra la prima e la quinta, il più possibile verso la quinta. Una volta si metteva il perno del pedale sulla prima testa metatarsale. Il ciclista, inteso come qui da me in Brianza si dice il meccanico, il ciclista, toccava il piede, sentiva quella cipolla dietro l'alluce e gli metteva il perno. Ora, se voi guardate, se io ho il perno sulla quinta la prima testa metatarsale, guardate le mie dita si piegano. Questo perché? Perché il perno va a lavorare sull'articolazione, articolazione che si chiama metatarsofalangea, e alle articolazioni del nostro corpo non è che gli piace proprio così tanto essere compresse, per cui dobbiamo andare a scaricare questa zona. Le tacchette all'inizio, ma questo quasi sempre, vanno messe simmetriche. Non facciamo dei giochini strani, le mettiamo simmetriche, simmetriche in arretramento. Quindi la posizione di destra e sinistra è identica. Noi usiamo per esempio queste dime dell'azienda Ergon, si trovano tranquillamente a un prezzo estremamente accessibile, si approcciano le tacchette sulla scarpa, si inserisce la tacchetta in questo foro e si regola. Quindi le tacchette vanno montate in maniera simmetrica. Dopodiché la punta del piede deve guardare leggermente verso l'esterno, quindi i piedi devono essere in quella che viene chiamata tecnicamente extrarotazione. Perché questo? Perché è stato visto essere la posizione di scarico per le ginocchia. Più io porto i piedi verso l'interno, più vado a sovraccaricare la parte esterna del ginocchio. E questo non va bene perché, soprattutto se magari il neofita che state mettendo in sella è un ciclista, è un runner che ha problemi della bandelletta, è un triatleta, vuole essere, diventare un triatleta, eccetera, più porto i piedi in intrarotazione, più vado a caricare la parte esterna del ginocchio e questo ovviamente non va bene. Per cui arretro le tacchette in maniera simmetrica e le vado a dare una leggera extrarotazione. Una leggera extrarotazione. Con questa extrarotazione vado a scaricare le ginocchia. Faccio provare al mio cliente o comunque provate voi stessi e vedete. Una delle cose che si capisce se la posizione non è corretta è se quando pedalate iniziate a fare questo coi piedi. Se iniziate a fare questo coi piedi, significa che la posizione non è gradita e quindi agevolate, nel senso che se vi viene di aprire i piedi, li aprite, se vi viene di raddrizzarli, riducete l'extrarotazione. Allora, faccio subito una domanda di Giuseppe De Servi che chiede: come definisci l'angolo di extrarotazione corretta? Allora, secondo gli studi, la cosa migliore sono 5 gradi. Come fai? Io con la dima, come vedi, con questa linea significa che la scarpa è perfettamente dritta, usando la scala graduata che trovi qua. Io vado a far cadere il centro della scarpa, la parte posteriore, sui 5 gradi e così riesco a dare questi famosi 5 gradi alla scarpa a destra e a sinistra. Questo perché? Perché il nostro piede ha un angolo, quando siamo in statica eretta, di apertura che si chiama appunto angolo di Fick, che varia tra i 5 e i 15 gradi. 5 gradi è, diciamo, il più comune, per cui partiamo con questi 5 gradi, dopodiché ovviamente andiamo a correggerli. Quindi la tacchetta, la dima per le tacchette ci viene in aiuto. Un'altra cosa che dobbiamo fare, finita le tacchette, andiamo poi a regolare l'altezza di sella. Per regolare l'altezza di sella facciamo così. La prima regolazione: prendiamo il cavallo del nostro cliente, quindi misuriamo da terra fino a sotto l'arco pubico e vediamo quant'è e lo moltiplichiamo per 0,883. Questa è la misura teorica, che poi andrà sicuramente corretta, però è la misura di prima impostazione dell'altezza di sella, che va dall'asse del movimento centrale, faccio correre il metro lungo il tubo piantone fino al punto anatomico della sella.
Così ho l'altezza di sella. Ovviamente questa è un'altezza fittizia, nel senso che è basata su misure antropometriche e non su quello che possono essere delle regolazioni reali. Per cui cosa faccio poi? Metto il cliente in bici, lo vado a far pedalare e tecnicamente posso fare due cose. Se sono un biomeccanico professionista, come nel nostro caso, si fa un video e si va a vedere quant'è l'estensione della gamba. Solitamente dovrebbe stare fra i 140 e i 150, per un neofita stiamo sotto i 145. Se invece non abbiamo questa possibilità, la cosa migliore da fare è affidarsi al comfort. Se il ciclista nota del comfort bene, se si sente scomodo perché se si sente basso, si sente alto, andiamo ad aggiustare. In che modo? Facciamo degli incrementi molto bassi. Molto bassi perché esistono due tipi di ciclisti, i micro adjuster e i macro absorber. I micro adjuster sono quelli che sentono il millimetro. Ieri avevamo un cliente che aveva addormentamento genitale, gli abbiamo abbassato la sella di 1 mm, ho risolto il problema. Poi ci sono i macro absorber, che sono invece quelli che gli regoli la bici e non si accorgono di niente. Io sono un macro absorber, presto la mia bici a qualcuno, me la ridà con la sella più bassa di mezzo centimetro e non me ne accorgo. Per evitare, visto che voi non lo sapete se lui è un micro o un macro, fate incrementi massimi di 3 mm alla volta. Alzo la sella o l'abbasso di 3 mm, in modo tale da evitare di caricare eccessivamente l'articolazione. Una volta fatto questo, andiamo a valutare l'avanzamento-arretramento. L'avanzamento-arretramento della sella lo dobbiamo fare in ottica conservativa. Cosa significa? Il nostro ciclista è un ciclista neofita, quindi non dobbiamo farlo caricare come un mulo. Per cui dobbiamo fare in modo che in fase di spinta, cioè con pedivella orizzontale, il ginocchio, inteso come, vediamo se. Faccio, vediamo se si riesce. La parte frontale della rotula deve cadere in linea col perno del pedale. Questa è la soluzione migliore perché vado a fare la forza, cioè la forza sopra del ginocchio che stende, il vincolo, quindi la reazione vincolare del pedale. La fisica mi insegna che due forze divergenti che vanno vanno in direzione contraria si annullano, quindi andiamo ad annullare tutte quelle che sono le forze di taglio sul ginocchio. Per cui, come lo facciamo? Allora, se non potete proprio, andate a farlo col filo a piombo, anche se è una pratica totalmente scorretta. Perché il filo a piombo e viene fatto in una situazione che non è reale. Perché non è reale? Perché quando io valuto il ginocchio col filo a piombo, il ciclista non sta pedalando, non sta contraendo i muscoli. E sapete cosa succede quando contraggo i muscoli? Allora, io sono in questa posizione, contraggo i muscoli. Avete visto cosa è successo al mio braccio? Guardate, io sono così, contraggo i muscoli. Avete visto che il braccio si è chiuso? L'angolo del braccio. Io contraggo il bicipite, si è chiuso. Quando pedalo, io contraggo glutei, ischiocrurali e quadricipite. L'angolo del ginocchio che ho valutato col filo a piombo si chiuderà. Si chiuderà perché? Perché sto attivando i muscoli. I muscoli, contraendosi, accorciano le fibre che lavorano sui tendini che tirano l'articolazione. Quindi quello che dovete fare, allora, se lo fate per voi, filo a piombo va benissimo per iniziare, ma se il biomeccanico vi usa il filo a piombo, il mio consiglio è dirgli grazie quanto ti devo e andarvene. Perché si usano degli strumenti molto semplici che sono le analisi video, dove si fa un'analisi video molto rapida, si porta il perno del pedale in linea, i software esistono e sono anche open source. E si va a vedere, si traccia la linea in maniera dinamica, nella realtà delle cose. E andiamo a fare in modo che il ginocchio cada in linea, quindi nella soluzione più conservativa possibile.
Inclinazione della sella, anche questa è importante. Per inclinare la sella correttamente, guarda, c'è qua una sella, quello che dobbiamo fare è questo: non dobbiamo mettere in bolla la sella da qui a qui. Sapete perché non lo dovete fare? Perché se vi capita una sella come questa, se la mettete in bolla da qui a qui, guardate quanto in realtà il becco venga verso l'alto e quanto questa parte blocchi il bacino. Questa cosa cosa fa? Che se una persona ha già problemi di schiena, il rischio è di aggravarglieli. Per cui cosa si fa? Si prende il punto anatomico, che è dove la sella è larga 75 mm, e quello si mette in bolla, cioè si mette in posizione neutra, parallela al terreno. Quindi io prenderò un calibro, misurerò dove è larga 75, vado a mettere in bolla, che in questo caso è una sella flat e quindi avrò una posizione abbastanza simile, con una sella molto arcuata mi troverò in questa posizione. Ovviamente si fa provare al cliente, si fa pedalare e si chiedono le sensazioni. Per quanto riguarda il manubrio, la soluzione migliore all'inizio è questa. Gli studi cosa dicono? Mettete il massimo numero di spessori possibili, che sono 35 mm sotto lo stem. Avete impostato le tacchette, avete impostato la sella, mettete questa soluzione davanti, fate andare sulle mani, sulle leve il cliente e guardate come rimane in posizione, se il busto è troppo eretto oppure no, se le braccia sono correttamente piegate, cosa fate? Abbassate di 5 mm per volta fino ad arrivare ad avere una corretta inclinazione del bacino, le braccia devono essere flesse e non tese, perché se il manubrio è troppo basso, la prima cosa da fare è fare questo, quindi mandare in blocco articolare le braccia, e lo fate con il comfort. Quindi provate con 35 mm, perché è il massimo sindacabile che si può mettere di spessori sotto lo stem, oltre i 35 non si può fare. Se lui è troppo comodo o è troppo eretto, viene posizione graziella, l'ho abbassata di 5. L'ho abbassata ancora di 5 fino a trovare la giusta quadra. Consiglio: quando poi fate tagliare o tagliate voi il tubo sterzo, ricordatevi sempre di lasciare 5 mm sopra lo stem. Questo perché mi capitano spesso, e ad oggi sono sempre più comuni perché abbiamo i manubri integrati, ciclisti ai quali è stato tagliato il manubrio a zero, a filo dello stem. Il problema è che magari adesso per voi è una posizione comoda, fra 5 anni magari non lo è più, magari avete sviluppato dei problemi alla schiena, magari avete bisogno di una posizione più comoda e non lo potete fare. Per cui è importante lasciare 5 mm sopra da poter gestire, che se vatte la pesca, succede qualcosa, smonto lo stem, metto i 5 mm e mi alzo la posizione. Un'altra cosa importante da fare è questa: se siamo in bici da corsa, controllare la posizione delle leve. Le leve devono essere parallele tra loro, quindi la stessa altezza. Inoltre, devo fare in modo che il braccio, quindi l'avambraccio, sia in linea con il carpo. Non devo avere deviazioni del polso. Se ho deviazioni, dovrò ruotare il manubrio affinché la presa sia consona e mi riporti in linea. Questo perché la mano è innervata da tre nervi: il nervo radiale, che prende queste due dita, il nervo mediano, che prende questa zona, e il nervo ulnare. Se io faccio una deviazione, i nervi passano in questa guaina, una guaina tendinea. Se io li vado a deviare, vado a pizzicare, vado a schiacciare questi nervi. E cosa succede se li vado a schiacciare? L'impulso nervoso, che è il potenziale d'azione, inizia a zoppicare, non arriva più sensibilità e mi si addormentano le mani. Per cui questa è la procedura da eseguire se io voglio andare a valutare, a mettere in sella una persona neofita. Quindi corretta regolazione delle tacchette, altezza di sella, avanzamento arretramento con ginocchio in linea valutato con la
con l'analisi video, inclinazione in neutra della sella e altezza del manubrio che mi consenta una buona flessione anteriore con le braccia piegate. Ovviamente poi cosa succede? Una persona neofita avrà bisogno sicuramente di un check, perché viene da voi o siete voi stessi e ha un corpo che non è adatto, non è adatto, non è strutturato per andare in bici. Fate conto che per migliorare il nostro trofismo, quindi per adattare, i muscoli impiegano 4 settimane, i tendini ne impiegano 16, le cartilagini impiegano fino a 40 settimane. Quindi capite che è un percorso, per cui sarà opportuno magari rivederlo nel corso dell'anno e rivedere la posizione. Perché questo? Perché il nostro corpo si adatta. Una questione che voglio sollevare perché ci è capitata. Se siete neofiti e fate un posizionamento con un biomeccanico o fate un posizionamento voi e poi andate in bici, se il giorno dopo avete dei dolori, non è detto che sia la posizione, perché magari non siete strutturati e quelli che voi avvertite come dolori sono solo DOMS, ovvero dolori muscolari del giorno dopo, che sono naturali perché il vostro muscolo non era abituato a essere sfruttato lo sforzo fisico. C'è un'alterazione della sintesi proteica, detto proprio brutalmente, che provoca il dolore, ma è un dolore che poi sparirà. Non andate in allarme. Il dolore deve mandare in allarme se è un dolore articolare, cioè un dolore che sentite in fondo al ginocchio, in fondo alla schiena a livello lombare, dentro l'anca. Allora quelli sono dolori che possono favorire possono favorire l'insorgenza di infortuni a sovraccarico. Il dolore muscolare è un dolore che invece non deve preoccupare fino a un certo punto, ma che comunque dovrebbe andare a risolversi in maniera autonoma. Allora, due domande. Una di Giuseppe che dice: si trovano in letteratura in la valutazione angolo gamba tenendo la pedivella ore 6 o prolungamento del tubo piantone. Quale è più corretto? Allora, quello che ti consiglio è questo: se usi l'analisi video è molto semplice. Segni l'angolo, fai il tracking e vedi dove il ciclista ha la massima estensione. Semplicissimo, facile. Perché questo? Perché una cosa che l'idea è che il nostro corpo sia come i pezzi del meccano, tutti staccati. Invece non è vero, perché nel mentre io estendo, io ho anche la plantiflessione, cioè la punta del piede va verso il basso. Quindi non è detto che per forza la massima estensione io ce l'abbia a ore 6, quindi con pedivella verticale o con prolungamento del tubo piantone, perché dipende anche quanto io sono capace di o quanto sono reattivo con la caviglia o col ginocchio. Per cui il mio consiglio è di fare, per eliminare questa estrema individualità che esiste in ogni ciclista, la caviglia è stato visto che anche nei ciclisti professionisti è impossibile dare un range ideale, perché i ciclisti pedalano ognuno con la caviglia come vuole lui. Andare a fare un'analisi video. In questo modo, partendo dalle ore 6, vado avanti e indietro, frame by frame, fino a trovare la massima estensione. In ogni caso, per esperienza, ti dico che prolungamento del tubo piantone è il punto di massima estensione del ginocchio, perché non sei ancora arrivato a una grande plantiflessione, cosa che invece hai a ore 6. Giri in bici invece fa una domanda molto interessante. Ciao Omar, io sono stato messo in bici dal negozio che mi ha venduto la bici da corsa. Non ho mai avuto dolori dopo giri anche molto lunghi. È comunque opportuno a una visita biomeccanica o no? No, te lo dico proprio, guarda, va contro addirittura quello che potrebbe essere il mio lavoro, il mio business, ma no, se tu ci stai bene, se è tanto che vai e non hai dolori, non ha senso andare a toccare, cioè quello che funziona, lasciamolo così, nel senso che il tuo corpo si è adattato e sta bene. Se magari cambiando qualcosa che può essere l'intensità dell'allenamento o il volume di allenamento e inizi a notare dei fastidi, allora ha senso rivolgersi a un biomeccanico professionista per
per andare a correggere qualcosa o rivedere qualcosa. Ma se la posizione in sella non ti dà problemi, quando scendi dalla bici non hai fastidi che si prolungano nel tempo, non hai mal di schiena, non hai male di ginocchia, eccetera. Giri molto lunghi, non hai niente che non sia la fatica. Io dico che squadra che vince non si cambia, quindi va bene, vuol dire che sei stato messo bene per le tue capacità. Se vorrai provare ad aumentare qualcosa o inizi ad avere dei fastidi, allora sì, ma andare a cambiare solo perché qualcuno ti ha detto qualcosa, per esempio, a noi è capitato di gente che è venuta a farsi la visita da noi perché il suo amico li ha visti pedalare e gli fa, se usi quella sella ti viene la prostata. E allora loro si sono comprati la sella con la sella col buco e hanno iniziato ad avere problemi. E in sostanza sono venuti da me a fare una visita per farsi rimettere la sella di prima. Punto. Quindi questo è importante da capire, che la tua posizione, se non provoca dolori, se ti senti efficiente, non va corretta. L'idea che uno deve pedalare per forza così, l'idea che deve pedalare con quel tipo di sella, l'idea eccetera, è un'idea meccanicistica, cioè un'idea del corpo umano come un pezzo del meccano, che non è reale, perché noi siamo esseri umani, individui, che hanno una storia, una capacità motoria, una storia clinica e una muscolatura individuale. Quindi non è detto che quello che sia bene per me sia male per un altro. Per cui assolutamente, se tu non hai problemi, non hai fastidi, rimani per come sei e va benissimo tutto. Ok, allora aspettate che intanto alla vostra salute mi bevo un bicchierino di Ichnusa non filtrata. Intanto che se ci sono altre domande, se intanto non ci sono altre domande, vi ricordo uno che martedì sarò in diretta sempre alle 13 con Andrea Biasci e Marco Perugini di Project Invictus, che hanno scritto un bel libro che si chiama La Running Nutrition, dove andremo a parlare di nutrizione per l'endurance, quindi nutrizione per gli sport di resistenza come il ciclismo. Quindi andremo a parlare di come ci si deve alimentare per andare in bici. Mentre il 12 di febbraio avrò l'onore di avere come ospite Paolo Evangelista. Paolo Evangelista è uno dei preparatori atletici della forza più importanti in Italia, uno che ne sa, ma a pacchi, nel quale parleremo di quali sono gli esercizi più idonei per allenare la forza per un ciclista. Quindi gli esercizi con il transfer più alto, con la ricaduta migliore sul gesto della pedalata. Allora, Manuela mi chiede: ciao, molto interessante, grazie. Volevo sapere la differenza di selle, esempio quella di prima. Allora, fai conto che le selle non possono essere paragonate, nel senso, paragonare una SMP con una Physique, con una Selle Italia è difficile perché ogni azienda fa la sua sella. Quello che devi vedere è questo: per capire se la sella è giusta per te, devi fare una misurazione della distanza ischiatica e capire se la misura è corretta per te. Quindi la massima larghezza della sella deve essere idonea per la distanza ischiatica. In che modo? Ci sono dei range. Se le tue tuberosità ischiatiche sono più vicine di 11 cm, avrai bisogno di una sella fino a 132. Se sono fra 11 e 13, avrai bisogno di 132-142, più di 13, più di 142. Questa è la cosa più importante. Oltre a valutare la mobilità del tuo bacino, più è mobile il bacino, più è probabile che tu abbia bisogno del buco. Se vuoi, puoi approfondire il tema. Io ho scritto un libro, un ebook, che trovi gratuitamente su Bike Italia, che si chiama Guida alla scelta della sella giusta, che ho scritto in collaborazione col più importante produttore al mondo di selle, che è Selle Royal, nel quale trovi tutte le informazioni per scegliere la sella corretta e impostarla. Allora, poi
Raffaele Tedesco, buongiorno Omar. Accusando sempre dolore alla zampa d'oca, non passando interpellato il fisioterapista che mi ha diagnosticato valgismo, devo riguardare la posizione? Allora, dipende, nel senso che anch'io ho sofferto di zampa d'oca, ma ne ho sofferto perché ho esagerato. Ho fatto un cammino di Santiago, ho esagerato quei chilometri e mi si è infiammata. A parte quello, il fatto è questo: se hai le tacchette, per scaricare la zampa d'oca devi evitare di avere i piedi troppo a papera, perché più i piedi sono a papera, più quando tu estendi vai a fare questo, quindi a estendere eccessivamente la parte interna del ginocchio. Quindi all'inizio la cosa migliore sarebbe questa. Poi il valgismo dipende, il valgismo è dovuto da un piede piatto, per esempio, cioè è difficile, sicuramente riguardare la posizione può essere utile. Noi abbiamo un sensore che misura il movimento delle ginocchia sul piano frontale. Questo ci fa capire, per esempio, se il tuo ginocchio tende più verso il telaio o verso l'esterno. Se tende troppo verso l'esterno, il rischio di sovraccaricare la zampa d'oca c'è. Possiamo regolare le tacchette e poi ricontrollarlo. Questo può essere utile. Garzone Gerardo chiede: la biomeccanica è fondamentale anche nel recupero post sforzo? Dipende perché la supercompensazione, cioè il recupero dall'allenamento, ha quello che si chiama eterocronismo, cioè è individuale. È individuale. C'è gente che c'è un Kilian Jornet, per esempio, che è il più grande trail runner, che si fa 24 ore di corsa e il giorno dopo è recuperato. Io se facessi 24 ore di corsa recupererei dopo un anno. Quindi no, la biomeccanica ti aiuta a non avere dolore in bici se fatta bene, a mantenere la posizione per tanto tempo e quindi non avendo problemi c'è meno sovraccarico articolare, muscolare, tendineo e quindi il recupero è più facile. Ma ridurlo così tanto dipende tanto dalla tua capacità di assorbimento, perché ci sono persone che hanno una capacità di recupero molto veloce e persone che invece no. Allora, poi, no, aspetta, qua, formicolio alle mani, no, aspetta che arrivano i commenti. Allora, formicolio alle mani, come risolvere? Solo col si risolve col posizionamento delle leve? No, si risolve anche riducendo il carico anteriore. Quindi hai la sella troppo alta o il manubrio troppo basso. Tutto quello che porta eccessivo carico anteriore può provocare formicolio mani. Diciamo che nell'80% però è come tu impugni le leve. Allora, perfetto. Abbiamo raggiunto quasi 40 minuti. Io vi devo salutare perché adesso mi arriva il primo cliente delle visite biomeccaniche. Abbiamo tre visite biomeccaniche prenotate per questo pomeriggio. Adesso, infatti, arriverà anche la mia collega Chiara Ponti, che è la fisioterapista che con me esegue le visite. Io vi ricordo quindi, come ha già scritto il mio collega Emilio, che segue la parte social, martedì prossimo, ore 13. Io, Andrea Biasci e Marco Perugini per parlare di nutrizione e endurance. Abbiamo poi Paolo Evangelista per parlare di allenamento, di della forza, ma soprattutto, ragazzi, vi ricordo che dal 2 di febbraio parte Mobilitars. Mobilitars è l'evento che noi di Bikenomics, Bike Italia, abbiamo realizzato in collaborazione con Selle Royal per parlare di una nuova concezione delle nostre città, più vivibili, più a misura di bici e di uomo, dove anche io curerò una parte su attività fisica e salute. Mi raccomando, non perdetelo, perché tanto, uno, è gratis, come tutte le nostre dirette, due, c'è gente, che non sono io, ma c'è gente che ne sa e ne sa pacchi e vi può dare un modo diverso per pensare le nostre città. Detto questo, segnatevi a calendario, quindi 2, 10, 17 e 24 febbraio le date del Mobilitars, segnatevi martedì prossimo e il 12 febbraio. Detto questo, se avete altre domande, io purtroppo devo scappare per via degli appuntamenti, scrivetele qui nei commenti e poi io vengo di nuovo sul post e vi rispondo. In ultima battuta, vi ricordo anche se volete darci la fiducia di fare un posizionamento con noi, noi siamo a Monza. Ma abbiamo degli studi con dei biomeccanici laureati in scienze motorie, in fisioterapia e
soprattutto formati da noi anche a Bergamo, a Bologna e a Firenze. Quindi ci trovate nel nord Italia, copriamo un po' tutto, siamo a Monza, a Bologna, a Bergamo e a Firenze, e trovate una visita biomeccanica professionale con analisi, con test muscolari, analisi della pressione in sella, analisi elettromiografica dei muscoli, analisi del movimento, analisi video e anche tutte le regolazioni e tutto quello che ne consegue. Se volete potete andare su www.bikeitalia.it/lab, scritto L-A-B, e nel caso vedere come funziona e prenotare. Detto questo, grazie, grazie, grazie davvero per avermi sentito parlare per 40 minuti. Garzone Gerardo, a Bologna dove? Bologna Centro, in via Podgora o Podgora, non so come si dica, ma è proprio in Bologna Centro. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona giornata e buonissime, buonissime pedalate. Ciao e di nuovo, cin!